Allora, certamente c'è una lunghissima tradizione da parte dei fisici di scegliere di andare in montagna. Amaldi è un ottimo arrampicatore, anche Fermi faceva delle passeggiate con Amaldi, con i suoi colleghi, lunghissime, faticosissime. Quindi io fin da quando stavo all'università ho cominciato ad apprezzare, ad amare la montagna, a sciare, non arrampicarmi perché sono in qualche modo, soffro di vertigini, quindi a questo punto l'arrampicata non fa per me, sciare invece sì. E poi siamo andati tantissimi posti in Italia e qualche volta anche in Francia a sciare, tra fuori me l'hanno trovato mia figlia, quindi siamo al seguito dei nipotini. In generale, quando vedo degli studenti, sia quelli del primo anno che degli anni successivi, che mi domandano che corsi è meglio seguire, cosa è meglio fare, e se conviene fare qualcosa di astrofisica o quale campo è più interessante, io gli rispondo che la cosa più importante è che cercano di capire loro qual è la cosa che gli interessa di più. Perché ogni persona ha delle attitudini diverse, ogni persona è un unicum, quindi ha delle attitudini, delle capacità, dei talenti diversi e quindi uno li deve far fruttare. Quindi la cosa difficile però è capire quali sono. Quindi a questo punto, in qualche modo all'inizio, rimanere il più possibile aperto a qualunque possibilità è solo quando uno, andando avanti con due, tre, poi dopo i primi esami e così via, capisce per cosa è più portato. Io direi che se io dovessi tornare indietro, penso di dover fare la stessa scelta, cioè non ho suggerimenti da darmi in qualche modo, perché in qualche modo penso di essere stato abbastanza fortunato. Quindi facendo qualcosa di diverso non so se sarei stato ugualmente fortunato. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, io vedo qualcosa che è nella strada che noi abbiamo fatto negli ultimi 50 anni. Negli ultimi 50 anni ci siamo pian piano abituati ad avere dei computer che sono in grado di fare delle cose, per esempio calcolare la strada più corta per andare da un posto all'altro, fare dei conti estremamente complicati che a mano non si potranno fare. Non solo dei conti di addizione e moltiplicazione, ma anche dei conti di algebra, estremamente complicato, e l'intelligenza artificiale va nella stessa direzione. La cosa fondamentale però è che l'intelligenza artificiale ha delle caratteristiche che non dico preoccupanti, ma che necessitano una regolamentazione. Cioè l'intelligenza artificiale, da un certo punto di vista, aumenta la nostra capacità comunicativa per vari motivi, un pochettino come la stampa. Ma quando è stata introdotta la stampa, ci sono state tutta una serie di leggi sulla stampa che sono essenziali. I giornali devono avere un direttore scelto in qualche modo e così via. Quindi, nello stesso modo che se lo Stato ha messo delle leggi sulla stampa, sono necessarie delle leggi sulle intelligenze artificiali, per esempio che riguardano l'utilizzo della faccia delle persone per fare dei disegni, delle foto, dei filmati in cui la persona non fa quelle cose, ma viene create. Quindi sono tutta una serie di cose che adesso incominciamo a vederle, ma pian piano diventeranno sempre più importanti, per cui serve una regolamentazione dell'intelligenza artificiale e bisogna cominciarci a pensare. Allora, il premio Nobel mi ha abbastanza cambiato la vita per un motivo, diciamo, sfortunato, il quale motivo sfortunato è che gli altri premi Nobel italiani non sono residenti in Italia e quindi sono l'unico premio Nobel italiano che risiede in Italia. Quindi per qualunque occasione, per esempio un congresso di cardiologia nel sud d'Italia e così via, mi chiedono a me se volessi intervenire. Quindi a questo punto sono una richiesta di te, e poi non solo una richiesta di queste cose così diciamo amene, ho una serie di richieste governative, di discussione con i ministri, col governo e col Parlamento, che essendo in qualche modo diventato rappresentante mediatico della scienza italiana, poi a questo punto devo occuparmene.
Guardi, spiegare la scienza ai bambini è molto complicata. Essenzialmente io dovessi provare a spiegare è che se uno prende dell'acqua, la mette in un bicchiere, quella sta tranquilla e non si muove. Se uno ci mette un topo, quello fa tantissime cose, e come mai ci sono gli animali, le piante, eccetera, sono in grado di fare tantissime cose, mentre altre sostanze, tipo l'acqua, ne fanno una sola. La cosa che ha più paura è una guerra nucleare. Una guerra nucleare in cui fortunatamente ci stiamo avvicinando sempre più a una traiettoria di scontro, di escalation un dopo l'altro, e questa è la cosa che mi mette più paura. Anche se fosse una bassa probabilità è troppo, quindi è difficile capire qual è la probabilità, ma stiamo andando nella direzione assolutamente sbagliata. Ma io come fisico, come altri miei colleghi fisici, ci siamo sempre occupati in generale del problema delle armi nucleari. Basta pensare, a partire dal manifesto Einstein-Russell che è stato fatto nel 1955 contro le armi nucleari. E quello che mi ricordo è che quando c'è stata la crisi di Cuba, la crisi di Cuba è stata risolta anche con un accordo che andava al di là di Cuba. Quindi secondo me l'unico modo possibile di risolvere la crisi in Ucraina è di un accordo che vada al di là dell'Ucraina, per esempio dare alla Russia garanzie di zone denuclearizzate in Europa o cose di questo genere, e fare un accordo globale con la Russia con il quale si possa uscire fuori, perché se si cerca di fare un accordo solamente discutendo in Ucraina, o vince uno o vince l'altro, è difficile farlo. Mentre se si allarga, come è stato fatto a Cuba, perché la crisi di Cuba si è risolta quando gli americani hanno deciso di levare i missili dall'Italia e dalla Turchia, a questo punto, pensando in grande, si risolvono le cose.